vabbè, cercherò di esprimere concetti più facili. Sì, sì, è bravo, ecco, sì, non cominciare a fare l'attore importante, no, importante, sei importante, ma insomma, un po' più alla Babbi Natale, voglio dire, che mi sono divertita come mai. È stato un film dove non mi ha, purtroppo, mi ha negato. Ma posso dire qualcosa, cazzo? No. Faccio il produttore! Ma dici tutto tu! Ciccio, ma mi ha invitato, non rompere i coglioni, stai seduto. Che cazzo, mi ha invitato, rompi il cazzo, vieni, vai, allora. Vabbè. Faccio un defilé, di le tue cagate, io faccio un defilé. Ma poi questa, ragazzi, è una settimana particolarissima per gli spettacoli, per il teatro e anche per Milano. Milano siamo in frenesia, siamo in ebollizione, perché domani dalla vice capitale della Lombardia si svolgerà la Supercoppa. Teristi, milanisti, come siamo messi qua? Juventini non ce ne sono, tutti in galera, o lì in procinto. Ah, Juventino, l'ho beccato. Milan, bastardo, vai in fondo. Comunque, c'è un'ansia dappertutto, perché è talmente sentita da interisti milanisti che ci sono dei miei amici che sono all'estero, mi hanno chiamato: Giacomo, come cazzo faccio a vedere la partita? E ho detto, procurati il VPN. Cazzo è il VPN? Ma sei veramente anziano, gli ho detto. Tu ti devi procurare un VPN che non so che cosa sia, ma basta averlo. Tu lo attivi con un click, sei all'estero e vedi tutta la tua bella partita, hai capito? No? Per esempio, ma che cazzo di VPN mi devo scaricare? Non lo so, io ne conosco uno, NordVPN, va bene, sei già dimenticato, mi ha mandato 50 messaggi, vabbè, comunque. Siamo tutti in frenesia anche per quella partita lì, ma adesso, signore e signori, siamo pronti per cominciare. Ho il piacere di dare il via alla seconda puntata del podcast. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to introduce you, Mara Maionchi! Grazie. Grazie. Coppettino. Coppettino, dove lo metto? Ma come cazzo ti sei vestita? Io sono di moda, te sei un poveraccio, guarda lì, sembri un impiegato del gas. Dov'è che lo metto il cappottino? Dammelo qua che lo vendiamo. Alla pianta, dammi scusa, qua che lo vendiamo. La pianta metti su, muore, scusami. Amore, la pianta o il cappottino? Ascolta, posso mettere... Ma scusa, le piante, c'hai tutte delle piante che fanno male. Come piante che fanno male? Sono... lì se ti sbagli di seduta sono cazzi tuoi. Sono piante... è che mi siedo qui, ma sai, magari ti sbagli, sei euforico. Lo sono? Euforico. Allora, in 30 secondi mi hai già insultato 5 volte. No, sei un amico. Non meno male che sono un amico. Pensa se ti stavo sulle balle, no? No, vabbè, era diverso. Senti, abbiamo lasciato qui del vino bianco, sì, simulato. Certo. No? Sì. Allora, vabbè, insomma, che dire, signore e signori, Mara Maionchi. Ecco. Ma tu lo sai, inutile che te lo dica, sei una persona amatissima in questo paese, ti vogliono tutti bene. Meno male, questo mi fa molto piacere, perché quando arrivi a una certa età che dondoli un po', ti fa piacere che la gente ti voglia bene. È vero, è vero. No, quando sei giovane sei spavaldo, sei padrone di tutto, eccetera. Ma meno che invecchi, cali le arie e ti fa piacere che invece ti vogliano bene. Per cui io sono molto contenta. Oh, bene, sono molto contenta. Ma la gente ti vuole talmente bene che adesso. Secondo me, no, è così, perché secondo me sei una delle poche donne, forse l'unica, a cui è consentito pubblicamente dire quella valanga di parolacce che tu dici. No, devo dire la verità che adesso sono un po' trattenuta, né? Le ultime volte, no, mi è sembrato un po' più di trattenimento. Ti danno delle pastiglie per trattenere. No, neanche, ma ho fatto io un'attenzione, un'introspezione, che adesso si usa, un'introspezione per dire non dire parole, e poi mi sono detta, cazzo, non dire le parolacce. Quello è servito, un po' è servito. Ma mi è venuta la curiosità, vabbè, ma tu, perché tu sei arrivata al successo. Diciamo, relativamente tardi? No, come relativamente? Avevo già 70 anni, ma se lo chiamano relativamente volevo essere tardi. Elegante, no, cazzo. No, ma è stata tutta una combinazione, perché hanno fatto un programma sulla Rai dove parlavano di discografia. Naturalmente hanno trovato una star che era la Simona Ventura. Un uomo che sa di musica ed è eccezionale, che era Morgan, e poi cercavano un discografico un po' più attuale. Allora era un po' più attuale e hanno scelto me. Da lì è nato tutto. Ma secondo te, se tu arrivavi al successo a 25 anni, 30 anni, ti avrebbero permesso tutto questo
Plofuvi. No, no, perché da giovane devi essere più contenuto, per cui io come contenuto non valgo niente, devo dire, se non esageravo un po' non sarebbe stato. Adesso non buttarti. No, beh, no, no, però insomma il contenuto, no, devi studiare. Uè, allora, cioè, bisogna anche, studiare, bisogna sapere, la cultura, io sono un po' una merdaccia sotto certi aspetti. Vabbè, però io, allora, io credo che la gente, il pubblico apprezzi questa tua genuinità, in fondo questa tua onestà intellettuale. Beh, sì, hai detto giusto, com'è onestà intellettuale? Sì, io sono onestamente intellettuale. Ho detto sono questo. Non onestamente. Che strano, che deficiente. Col gioco di parole sono andati insieme. Ma vabbè, cercherò di esprimere concetti più facili. Sì, sì, è bravo. Ecco, se non cominciare a fare l'attore importante, no, importante, sei importante, ma insomma, un po' più alla Babbi Natale, voglio dire, che mi sono divertita come mai. È stato un film dove non mi ha, purtroppo, mi ha negato. Ma posso dire qualcosa, cazzo? Faccio il produttore! Ma dici tutto tu! Ciccio, ma mi ha invitato, non rompere i coglioni, stai seduto. Che cazzo, mi ha invitato, rompi il cazzo, vieni, allora. Allora. Faccio un defilé, di le tue cagate, io faccio un defilé. Ti sta bene, sai? Sembri quasi figo. Cos'è che sembro? Figo. Guarda che bello. Sai che cosa sembri? Sai cosa sembri? Guerra e pace. Ah, il principe Mikhailov, bravo. Cos'è che stavo dicendo? Perché adesso mi dimentico le cose che noi tre ti abbiamo fatto debuttare al cinema. Sì, devo dire una cosa terribile, perché quando facevano le scene io dovevo recitare, si fa per dire tre parole, devo dire che mi veniva da ridere, per cui le scene drammatiche erano sempre con io un sorriso sforzatissimo di non ridere, vero o no? Scene drammatiche, la scena più drammatica è quando ho preso a bastonate Aldo. Che l'ho anche chiamato Africa, che adesso Africa, vuoi Africa? È perché faceva il marocchino. Credo che se lo girassimo adesso per via di non questa cosa orripilante del infatti io devo ricordo. Calcolare, infatti è per quello che dico sempre solo cazzo, perché è l'unica parola che è rimasta da dire. Comunque, oh Madonna, fai un bel sorriso. No, che faccio il sorriso. Senti Mara, vengo seria. Ascolta, meglio seria. Quando abbiamo fatto il film di Babbi di Babbo Natale, sì, no? Fortissimo. C'è una cosa interessante che magari tu neanche sai, no? Però te la rivelo, per dire la stupidità e la possibile censura. Quando uscì il film La Banda di Babbi Natale 2010, no? Vabbè, ci siamo divertiti un casino, ma questo è poco importante. A Roma, fuori dalla sede di Medusa, che è la casa di distribuzione che ha sempre prodotto e distribuito i nostri film, fuori dalla sede di Medusa si trovarono una cinquantina di persone a protestare, di animalisti. Ritirate il film, perché se vi ricordate, qualcuno l'ha visto, c'è Giovanni, sempre lui bastardo, no? Sì, che faceva il veterinario. Che faceva il veterinario, a un certo punto ha preso a calci un gatto bianco e l'ha fatto volare fuori. Ma no? Era finto il gatto bianco. Ma brava, ma gli animalisti non lo sapevano. Vabbè, non allora, lo sanno, pensano che uno è, dai. Però no. Volevo dire al pubblico che ci fu quella protesta degli animalisti contro Giovanni, ma insomma bastava spiegargli una regola elementare del cinema, che al momento dello stacco del montaggio quello era un gatto di peluche, però nessuno protestò, perché a un certo punto una suocera del film venne punturata, bastonata, buttata in un cassonetto. Evidentemente erano contenti di... Oh, finalmente ce la siamo scavata. Io, in effetti, la mia partenza cinematografica è sempre stata: devo fare un film tristissimo prossimamente, perché è un film comico, non sono capace di non ridere mentre lo faccio, che è brutto, che uno proprio svela la battuta prima che ci sia. Ma per te si vede lontano meglio che...
Che me lo hai anche rivelato, confessato che per te l'ironia, la comicità fa parte della tua vita, no? Fa parte della mia vita. Sì, anche da ragazzina ero così, ero sempre una battutara. Pungente, sì. E scassamarone fin da sì, ragazzina? No, scassamarone non tanto, no. Ero carina, ero simpatica, ero sì. Però... Sì, io, sì. Non ci credi? Sì, allora credo. Sei stronzo, scusa. No, un'altra, credo, ho detto di scusa, sì, un'altra parola che si può usare, mettiamola nelle lenti. Si può usarla? Sì, certo. Stronzo si può usare. La miseria. Hai capito? Per cui sono sempre stata abbastanza così, sono sempre stata una battutara. Cominciato quando nel 59... Cazzo ridi? Lui ride, cazzo rido io, lui ride. E lo no, ma loro insomma, a te cosa ridi? Che mi... Allora, la verità è che io poi adesso quest'anno faccio 65 anni di lavoro, d'ufficio. Adesso non lavoro, adesso faccio la starlet, va di lusso. Non mi alzo più la mattina alle 8, faccio legge, poi ti vengo, bella ti vita, trucco. Eh? Ah, cazzo, bella vita. Bella vita. Altro che vai, perché tu ti dici, ma poverino, l'attore, ma che cazzo. Intanto che io non imparo niente perché sono veramente un handicap serio. Io se devo imparare a memoria tre cose non imparo neanche una. O vado per conto mio, nel senso, ma se devi fare l'attore devi dire delle cose nel momento giusto. Ecco. Quello impossibile. Infatti, lo ragione, sai bene. Te lo dice un attore. Sì, terribile, veramente. Senti un po', ma da quindi da ragazzina tu eri già un po' bella così, sì, bella... Sì, ero bella svelta. Ma tu... Infatti, quando mio papà in non riesco a fare una guerra, domanda, non ce la faccio. Ma scusa, mi inviti e vuoi parlare sempre te, scusa, ma chi cazzo se credi di essere? Allora... Dimmi, e dicevi... Quando mio papà in tempo di guerra eravamo sfollati alla Croara, dove vicino alla chiesa c'era il cimitero e tu io vedevo tutta la gente che andava nel cimitero. Quando mi avevano... Chi è? Telefono. Telefono. L'ha già spento. Se la fidanzata ha detto testa di cazzo, spegni! Cioè, no, non l'ha spento, l'ha stracciato. E allora papà diceva... tutti mi raccontavano che cos'era questo, allora mio padre, quando io facevo casino sul seggiolone, mi diceva, Mara, cosa farai quando sarò morto? Perché poveretto era anche in età avanzata. E io un giorno gli ho risposto, ti porto i fiori, non mi ha più detto quella roba lì, già lasciato che Dio, tutti che portavano i fiori, scusa, anch'io. Ma tu da ragazzina cosa sognavi di diventare? Niente, non avevo nessun sogno. No, non avevo nessun sogno. Poi a un certo punto facevo le superiori e era venuto fuori che potevamo... A te eri brava a scuola, no? Io una merda. Una roba. Io i miei libri li vendevo nuovi quando li vendevo l'anno dopo. Ma nuovi, ma neanche una scrittina, due righe, una sottolineatura. Niente. Nuovi noventi. Niente. E infatti non sapevo niente. Mi promuovevano perché facevo ridere i professori. E lì ho capito che potevo avere una carriera, ma ahimè è troppo tardi poi. Ma comunque ero... Poi nella scuola si sparse la voce che si poteva far tirare su due lire facendo la pubblicità della Knorr. Knorr, il dado. Knorr, il dado. E bisognava avere dei foglietti su cui c'era un'offerta da andare a distribuire nelle varie case. Io naturalmente mi sono alleata perché ho detto vado anch'io. Allora il primo giorno e il secondo io e questa mia collega che andavamo insieme abbiamo salito 821 gradini per andare nelle varie case. Dal terzo giorno, signora! E sì, almeno scendevano le signore, cazzo, perché andare fin su una fatica della Madonna, altro che male. Allora, signora, venivano giù e lì è stata la prima vacanza che mi sono pagata con i miei soldi della signora. Signora sì. Venga che c'è un'offerta. E poi ha cominciato a lavorare. Poi nel 59, non eri ancora nato te. Di che anno sei? Del 56. A cazzo, per 4 anni, 3 anni. Andava all'asilo. Andavi già all'asilo. Io lavoravo. E mia mamma quando mi ha portato là all'asilo, la suora mi ha visto e mi ha detto ma quel bambino qua mettiamolo nell'incubatrice. Aspettato l'anno dopo ad andare. Comunque, nel 59 ho iniziato a lavorare alla Saiba di Bologna, spedizioni internazionali. Naturalmente lavoravo, però ero... Vabbè, ma come sei finita nel magico mondo della musica?
Per caso, perché a un certo punto, dopo aver lavorato a Milano, alla casa delle produttrici di prodotti anticrittogamici, dopo aver lavorato... Crittogamici? Anticrittogamici, sì, servivano per uccidere le bestioline che rovinano le piante di cui c'è bisogno, tra cui la famosa peronospora del tabacco, facevo sempre le... capito, e allora... Poi un certo io me la mettevo su per smettere di fumare sulle sigarette. No, la mettevano su per non fare morire le fori. Poi un annuncio sul Corriere della Sera nel 1967, cercasi segretaria per ufficio stampa. Io mi sono presentata. Sono entrata a fare la segretaria. Di ufficio stampa? Sì, io non sapevo un cazzo, ma facevo la segretaria del direttore artistico, del direttore della promozione. Poi siccome il direttore della promozione era un po' abile. Sottomaiore! Allora il mio capo se ne era accorto, mi ha detto se riesci a capire qualcosa, io ho capito qualcosa e dopo l'ho sostituito. Infatti è stato il primo cadavere della mia vita. No, sto scherzando. Beh, lui se lo meritava. Per cui dopo così... È la merda. Non l'ha detto la signora Maionchi, l'ho detto io. Però lei mi ha suggerito, caro compagno. E poi dopo da lì, poi sono andata a lavorare con Battisti. Ma scusa, aspetta un attimo, ma quando eri ragazza così, quando vendevi i libri, così, ma ti piaceva la musica? No, non mi interessava. Ma infatti è questo che mi interessa. Sentivo ogni tanto le canzoni in radio, vedevo neanche Sanremo, che mi sembrava una roba vecchia. Figurati. 59. Nel 59, figuriamoci. Ero avanti, capito? I Beatles, ero già... Aspetta, i Beatles si piacevano. Certo, Beatles, ma eri Beatles Stone. O Rolling Stones? Beatles. Anche Rolling Stone, ma il Rolling Stone amo pazzamente lui, che alla mia età peserà 25 kg, viaggia come un treno, e ti do una notizia, porta i tuoi stessi cappottini. Ah sì, devo dirti di più, che poi non si capisce se lui fa uso di droghe o no. Ma perché, non si sa. Ma certo per caso hai dei problemi alla vista? No. Io ho problemi alla vista terribili, non vedo più un cazzo. La verità è che io dico che non vedo un cazzo e tutti ridono, non ho capito perché. La verità che è vero, quando cammino sul palcoscenico arrivo al nero e sotto c'è il nero, non vedo un cazzo. Ma non è perché sono mio, è perché ho la maculopatia, che è una malattia che viene in genere, non proprio ai giovani, viene a quelli che sono un po' scavalcato la situazione, che è una malattia, in sintesi la retina è come un tessuto e in alcuni punti si cancella. Io non vedo un cazzo davvero, invece... Adesso parliamo anche dell'artrite reumatoide. Beh, l'artrite reumatoide, ma così impari anche te, perché insomma a forza di fare il comico ti sei dimenticato tutto, ti volevo istruire un attimo, scusa. Giacomo. Lo sai, magari in tre ti avevo No, ma capita se avevo un po' confuso. Colgo l'occasione per spiegare al pubblico, magari siamo in giro per stare. Oh, Giovanni! Quello che mi fa incazzare di più è quando Aldo! Quando mi danno del terrone mi incazzo. Ti volevo aiutare nel farti capire che avevo capito chi sei, capito? Brava. E poi pian piano ho cominciato a lavorare, qualcosa ho fatto di buono, molte cose ho fatto di male, e sono arrivata fino a che poi la discografia è cambiata e poi sono diventata la starlet del cazzo. No, la verità... Dillo, tanto la volevo dire, mi piace a me ogni tanto dire la verità, così mi ricordo che la devo dire, perché sennò magari ti sbagli. Dicevo, cacchio, è bello perché diciamo in tarda età hai raggiunto il successo che probabilmente non te lo immaginavi nemmeno. Ma figurati te se mi immaginavo, ma no, mi era già andata bene così, ero già contenta così, avevo anche la pensione, che adesso ho anche la pensione, capito? Anch'io sono pensionato. Sei pensionato, ti danno i soldi? Sì. Anche a me. Anche adesso, perché ho continuato a versare della cosa, ho raggiunto una buona cosa. Però stamattina ero a letto e pensavo, però non so se mi bastano.
Dipende da quanto ne prendi, ma no, non te lo chiederò. No, me lo chiedo, ma te lo posso anche dire ufficiale, ma voglio dire, però sai, diventando vecchia hai bisogno di una donna magari che ti curi, perché le mie figlie mi daranno una pedata nel culo come fanno tutte le altre. Aria, per cui Salerno è più giovane di 10 anni, per cui Alberto, quasi, Alberto, mio marito, è il più giovane di 10 anni. Gli, gli facciamo duri un applauso che è qua in sala, ah, sì, quella grandissima. Dov'è? Alberto! Salerno! Dove cazzo sei, Alberto? Salerno! Dove cazzo sei? È scappato. Tieni, tieni. È lì vicino a mia moglie. Alberto, fa il bravo, Vabbè. Dov'è che è? Adesso è il buio, non lo so. Vabbè. Vabbè. È scappato. Comunque, pensavo. Ascolta un attimo. Quindi, ragazzina bella vivace. Sì, bella vivace, sì. Per lavorare, poi sì, sei diventata... Sei fidanzata, moglie, mamma. Fidanzata, mi sono fidanzata anche prima, però sì, volta. Sì, vabbè, fidanzata, poi, mamma, moglie, nonna. Nonna. Com'è? Che è un po' una merdaccia, come tu. Dai! Io sono dai sempre così, tra coloro che sono sospesi, in tutte le cose, nel mio lavoro, non sono mai stata seria, seria come quelli che lo fanno proprio seriamente. Cioè, non sono, ho sempre preso la vita un po' così, speriamo che duri. Ma nel matrimonio, speriamo che duri, nelle cose, tutte le cose speriamo che duri. Non sono serissima, devo essere la verità, farò una questo confessione. Questo non avevo dubbi, però... Perché però, non avevi dubbi? Così, lascia stare. No? Sì, hai capito, non, però, non no, approfondisco. Mi interessa... Però la nonna mi piace, i miei nipoti mi fanno molto ridere. Nicolò è carinissimo, maschietto carinissimo. Mm. La Margherita è una che se devi trattare... Nel senso che ti do questo e tu fai un sorriso alla nonna, la Mirtilla, per, cerco di comprare perché se no mica tutte le cose vengono spontanee, no, scusa. No. Hai ragione. Allora, hai ragione. Se magari gli sto un po' sui coglioni per qualche motivo, magari col regalino la passiamo, no? Invece la Mirtilla è un professore di università, sì, per cui lei... Parliamo come due adulti, cioè lei parla come un adulto, io parlo come me, che è diverso. Però lei è un adulto e mi dice delle cose carinissime, è fortissima, tipo? È sorprendente. Tipo? Tipo, come l'hai chiamata quella cosa lì? Allora dico, ah, brava nonna, pensavo che non lo sapessi, cazzo. Capito? Non mi dice quando è morto Garibaldi, che non lo so, però delle cose di normale amministrazione mi dice, io dico e lei mi corregge, è forte, però mi li voglio molto bene, sono molto carini, anzi Margherita domani compie 5 anni. Ascolta, e Mirtilla invece quanti ne ha? Mirtilla ne ha 7 e Nicolò 11. Nicolò c'ha la passione del pallone, dovunque sia, mattina, che strano, sera. Ma sì, che no, strano, che strano, nessuno di noi ha avuto delle... No, ma dico per un maschio, strano, che sì, piace il pallone. E lui fa solo quello, è in casa, cosa, non studia, studia tenendo il libro là e poi intanto palleggia, poi torna, va sempre così, al mare se è tutto un freddo, lui fuori a palleggiare sempre, però gli piace, va in parrocchia, gioca, l'hanno messo in porta, per cui gli ho detto che ha poche speranze. Perché? Dai, perché quando ti mettono in porta a 11 anni vuol dire che sei fottuto, no? In porta, scusa, dai, adesso siamo sinceri. No, se fosse un attaccante non lo metti in porta a 11 anni. Ma su, se non mi ha dici, lo spirito. Se mi dici che porta anche il pallone, allora è proprio scarso. Ah no, devo dire che l'attaccante è sempre viscolo, hai capito? È sempre... Beh, però... Magari studiando, stando molto attento, magari diventa anche un attaccante. Momentaneamente gioca in porta. È rimasto molto male, infatti, di questa designazione che ha fatto il parroco. Il parroco è l'allenatore? Il parroco è il capo della squadra. Sì, il parroco, il giovane, il vice parroco, il giovinotto. È stato molto forte perché siamo andati a fare la cresima e l'ho tenuto io a cresima perché ero unica, no, io e una mia nipote siamo le uniche due serie della famiglia, cioè che sono sposate in chiesa, che sono tutte le robe fatte bene, non si sa perché, ma è andata così. E niente, e allora ho fatto io la madrina, no? Come, ho fatto sempre la madrina di quelli che ci voleva uno che era sposato in chiesa, che era sposato in chiesa, che aveva fatto la cresima, che ha fatto. E quando siamo usciti dalla chiesa una signora simpatica che mi ha visto era venuta in conto, no, signora, è mio nipote, signora, è una festa privata serissima.
Tu guarda che la signora voleva solo dirmi ciao. Sì, ho capito, donna, ma non è che possiamo... Sì, non è che possiamo, tutte le volte. Ecco, appunto, parliamone. No, invece io mi diverto, perché poi parlo con tutti, racconto, sì. Ma quindi con te non attecchisce il discorso, però... Tenete tutti lontani. No, le persone famose non hanno la vita privata. No, cose... che cazzo, io racconto tutti, anche a uno che non c'entra un cazzo, gli racconto cosa pensa di quella cosa, che anzi, soluzione avrebbe lei. Anzi, è la lei. Gente che dice, oh, minchia, la maramaionchi, porca cazzo. Più su quello, obiettivamente più su quello. Se poi non ti dico, sono in una ticavera ad un dottore, sciorino tutto il bel ginocchio della lavandaia, le cose, tutte le malattie che ho avuto, che avrò, che... L'unica cosa che non capisco è perché quando dico che non vedo un cazzo tutti ridono. Quella lì è una... Ecco. Così. Ma perché dice, lei lo dice in un modo, mi ha detto il mio dottore, stasera lei lo dice in un modo che fa ridere. Vabbè, ho capito, però non vedo un cazzo lo stesso. Senti un po', ma te, ti commuovi mai? Sempre. Cos'è che ti fa commuovere? Tu quasi tutto. Dai. Sì, quasi tutto. La televisione non la posso vedere, un pianto continuo. Perché? Perché questa tutto. È ancora battuta, però. No, questa... non è una battuta, no. Giuro che io sono una commovente, guai i film. Evito adesso per età i film drammatici, perché dopo piangere mezz'ora, anche dopo il film, è veramente faticoso. Cioè, va bene. Ma dimmi l'ultimo film che ti ha commosso, che ti ha fatto piangere. Adesso devo pensare. Beh, di tenerezza tanti, voglio dire, anche ultimamente ho rivisto Don Camillo e l'onorevole Peppone. Devo dire, lì mi sono commossa, perché veramente questa Italia, questa parte dell'Italia, questa è forte, era facile commuoversi, Cos'è che fai in quella posizione? Era facile commuoversi o no? Ma ho fatto questa pausa edoardiana che tu non sai neanche che cazzo sia. No. Edoardiana da Edoardo De Filippo. Brava. Te, hai visto che la sapevo? Oh, che cazzo! Comunque, tu non mi inganni, c'è il chip e c'è Alberto che ti suggerisce. No, Alberto tenta sempre di in maniera drammatica di ricordarmi delle cose, ma devo dire non ci riesce, perché poi sono testona anche nell'errore io, cioè lo perseguo. Ascolta, ma dai, parliamo ancora un attimo di Don Camillo e Peppone. Che film. No, ma sai perché ho fatto così? Perché prima, prima che tu entrassi in scena, ho visto un po' la composizione del pubblico e per la maggior parte sono giovani e questa non è una colpa, anzi, lo diciamo con un po' di invidia. È un colpo di culo. Un colpo di culo. Però con ogni probabilità molti di loro non conoscono Don Camillo e Peppone. È difficile anche però conoscere l'epoca in cui sono accaduti quei fatti, che era una cosa completamente diversa da oggi, è impensabile, cioè parla di un'epoca precisa, il dopoguerra, questa zona dell'Emilia particolare. Che poi era un po' tutta l'Italia, no? Era un po' tutta l'Italia, però lì in particolare, certo. Dove i rossi erano veramente un forti, numero notevolissimo. Ma anche forti. La chiesa, anche la cultura cattolica. Sì, legata, sì, beh, devo grandi film. Per chi parteggiavi però, tu? Per chi parteggiavi quando c'era il film? Devo dire, mi piacevano molto tutte e due, perché tutte e due comunque aveva che poi pare che Don Camillo sia esistito davvero in quella zona lì, che Guareschi l'aveva preso a dire, che si chiamava Don Scarpazza, perché aveva due scarpe così, tirava delle pedate nel culo che non... Era un po' le zone di Guareschi, sì. Perché non lo sapesse, era uno scrittore, l'autore di lì, di Brescello, da quelle parti, Brescello, quindi o se l'è inventato oppure ha attinto a una realtà che era molto esistente. Certo, in quel momento assolutamente. Di quelle due Italie molto diverse fra di loro, ma umanissime. Ma no? Tutte e due umanissime. Un'umanità che adesso si fa fatica a percepire, molto, vero? Adesso sai. C'è anche Berlusconi che fa, sai, insomma, è difficile, è commuoversi, voglio dire. Commuoversi proprio perché è un po' difficile, voglio dire, commuoversi. Direi. Anche se gli nasce il bambino che dice, è difficile. È difficile. È difficilissimo. Senti un po', ma veniamo ai contest. Cosa sono i contest? Ma che cazzo, ne hai condotti un'infinità, non sai cosa sono i contest? Le gare. Le gare, i contest. Ah già, scusa, perché qui, scusami.
la moda di parlare inglese non è mia, ma la subisco un po'. Capisco. Una volta avremmo detto concorsi. Ah, è bello, vedi, allora di concorsi, perché di cazzo concorsi. Dici contest? Perché pensavo che tu non sapessi cosa volesse dire concorsi. Eh già, io sono scema. Allora, com'è i concorsi? Ah, X Factor. Sì, perché? Ma sai perché? Ma la vita è un concorso. Come? Poi c'è chi ha, quando è, la vita è un concorso. Poi c'è chi ha più culo e chi meno culo. Però è abbastanza un lo concorso. Lo so, hai perfettamente ragione. Ah. Però io e anche i miei soci Giovanni e Aldo, no? E io in particolare ho partecipato a un concorso, allora sì. Si chiamava Star 90. Che cazzo ridi? Non sai neanche cos'è. No, mi ha fatto ridere la Star, passi 90, ma la Star. infatti, per me fu un dramma epocale, perché era uno dei primi concorsi per comici su Rete 4, Italia 1, sì. Non ricordo bene, per cui c'erano le selezioni, per cui si arrivava dagli sedicesimi di finale, gli ottavi di finale, sì. Cazzo, io sono arrivato in semifinale, arca. Che ho stravinto, e mi ricordo, sai che c'è, come adesso in X Factor altre cose, c'era un padrino che ci sosteneva, io avevo Walter Chiari. Porca, bravissimo. Per cui io non ci credevo, per cui vado in finale e arrivo su 8 ultimo. No, vabbè. Ti è andata bene, però sei andato bene adesso a parte. No, gli dico scherzi. È che ottavo, in quanti siete partiti? No, beh, non lo so, in 150, non certo. So, no, ma lo dico perché sono due punti di vista completamente differenti. Colui che partecipa ai contest e il giudice bastardo, no? Sì. Senti, no, però, vedi, io ho fatto, adesso dico contest, così lo faccio contento, sono fatto un contest per fare il giudice a X Factor. Beh, se perché, tu hai fatto solo un provino. Beh, un provino, cos'è? Perché è diverso dal contest. Ma sì, eravate lì provino, 3 o 4. Ma no, eravamo in 12, se ma che lì, cazzo dici? Ho capito, eravate lì in 12, hai tirato 3 cazzi, 2 madonne e t'han preso, cioè, che... Questo è vero, questo è vero, questo è vero. Applaudo perché è andata così. Io ero lì in modesta condizione perché sapevo che ero la più sdozza, eccetera. Però è entrata una ragazza e dice: io adesso, perché si faceva delle prove, adesso io canterò un pezzo di una cantante americana formidabile che voi naturalmente conoscerete poco, ma che è stata una grande star. Certo, dico, io ho detto: orca, chissà cosa fa. Canto un pezzo di Janis Joplin. Non aspettavo altro che finisse. Finisce e dico: senti, testa di cazzo, ma tu sì, perché come ti permetti di dire che non siamo, noi non conosciamo, anche io quando ho fatto la Nanini non pensavo altro che a Janis Joplin dalla mattina alla sera, sto cazzo di... E lì Mongori disse: la Mara, vedi, anch'io ho fatto un contest, è che combinazione, la fortuna ha voluto che lei parlasse di Janis Joplin e di noi che eravamo dei coglioni, e quindi è stato tutt'uno. No, vabbè, allora sono d'accordo con te che la vita è tutto un contest, è tutto un concorso, però, non c'è dubbio. Vabbè, qua dico una banalità, però le dura, sì, ma c'è peggio andare a tirare la lima tutto il giorno. Io l'ho fatto. Cazzi. Tu vai? Io l'ho fatto. E tiravi la lima? Sì, caro. Dove? In un'azienda metalmeccanica in provincia di Milano. Ma se eri lì, se rimanevi lì, magari diventavi direttore generale a 15 milioni al mese, invece sei andato a fare il comico, a tirare la lima al comico. No, senti, ma davvero? Ho tirato la lima per qualche anno, ho passato in ospedale per 11 anni a lavorare. A fare l'infermiere? Sì, cara. Ma vedi. Quelli che curare quelli con la maculopatia. Quelli anche con l'arteriosclerosi, perché adesso mi verrà anche l'arteriosclerosi. Però io dico che se mi viene l'arteriosclerosi sarei simpaticissima con l'arteriosclerosi. Direi cazzate a stravolgere, fantastico, dalla mattina alla sera, yuhu! Anzi, se mi mettono in un RSA, cioè, i miei parenti, faccio contenti tutti, è un ridere, non un ci ridere. Si accorgerebbe che sei ammalata. No, che cazzo, no! Poi... posso dire anche le parolacce, posso dire le cose che non si possono dire, poverine malate, e tu dai. Senti un po', cos'è la musica per te? Una rottura di coglioni? No. No. No, e sei no, bello dai. Perché uno che ha fatto lavorare. Hai detto che tra le 10 meno 5 e 10 meno 3 diventavi seria. Sono le 10 meno 5. Ma che brutto, ma è passato. Dai. No, la musica è stata una cosa molto bella, mi piace la musica, mi piace molto, mi viene.
viene dopo un po' di tempo che la fai, ti viene una cosa che non è tanto bella, che non ti piace, solo quello che scegli che ti piace, che poi alla fine è così anche delle persone che ascoltano la musica. La musica è bella, la musica è ispiratrice, la musica è vita, è periodi storici, è tantissima cosa la musica, è bellissima. E ti commuove anche. Certo. Io quando sento la Bohème di Puccini, perché anche la musica lirica fa parte del film, mi commuovo molto. Il coro muto della Butterfly poi è una roba che mi ammazza in due. E poi anche i Beatles, e poi tanta roba. Bella, è commovente, è come un film, è come la nostra vita. Anche la nostra vita è commovente qualche volta. Ma tu leggi? Beh, adesso devo dire ho qualche difficoltà. Perché c'è la maculopatia. Però mi hanno fatto degli occhiali che sembro, sai, mi hanno fatto degli occhiali per leggere che sembro il notaio di Lili e il Vagabondo. Sai quando arriva che c'ha gli occhiali grossi così? Ecco, c'ho gli occhiali grossi così, poi leggo con una luce sopra il libro e poi lo tengo vicino, se no se lontano, cioè, però leggo. Leggo soprattutto i libri storici, mi piacciono tutti i libri veramente storici. Ti piace la storia? Molto. Ma che periodo? Tutti i periodi. Vado alla grande, tutti i periodi. Adesso sto leggendo un film sull'Unione dell'Italia, Cavour, la duchessa di Castiglione, e poi di del Napoleone III, e poi sto leggendo questo libro qua. Poi mi piacciono tutti i libri che sono storici, tutti, mi piacciono molto. Perché bello. Mi guardi così? Bello. Sei interessato? Ma io sono un ignorantissimo in storia. No, è lì la vita nasce, tutte le condizioni, i cambiamenti, cose danno tutto nella storia. Quelle cose che accadono, come cambiano il mondo, come hanno cambiato. Se tu vai a vedere, se tu leggi un libro sugli ottomani non sai più dove abiti, perché come hanno cambiato i nomi delle regioni, delle nazioni, delle cose, fantastico. Senti, ma tu hai attraversato, a proposito di storia, cioè tu in tutti questi anni... Ah, dagli ottomani, sì, tutto leggo. Leggo, vedo. No, dico la tua vita, dagli anni 50 adesso, non è traumatico? No, a me mi sembra sempre... No, ti piace? Mi piacciono anche i cambiamenti. Non sempre sono favorevole al cambiamento, però il cambiamento è inevitabile, la storia ti fa cambiare. Mi sono molto, molto, io ho cambiato tanto, sai, dal 45-46 a se arrivare a oggi è un altro mondo. Cioè io ho visto i soldati americani entrare a Bologna, che ti posso dire, sai che cosa mi ricordo? Mi ricordo che mia nonna era al balcone di Via dei Coltelli dove abitavamo e ha visto una donnina in bicicletta che arrivava, le quali, signora, ci sono dei soldati a Porta Santo Stefano, ma non sono tedeschi, non sono tedeschi, sai, li aspettavano di fronte, era vicino tanti mesi. Allora prende me per mano e corriamo verso via Santo Stefano e in quella entravano i bersaglieri italiani, avevano mandato, e poi dietro i carri armati che facevano un rumore assordante perché su questi blocchi di pavimentazione, i carri armati, io mi ricordo solo la gente che urlava e il rumore dei carri armati, questa per me è stata la liberazione, sì, per cui vedi come l'ho vissuta, me la ricordo, però il rumore me lo ricordo ancora, cioè, se ci penso, e poi tutte le epoche storiche dei ragazzi, movimenti giovanili, cazzo, ne ho visti, ormai non ci credo neanche più, tanto ne ho visti che non è mai poi cambiato un cazzo per questo. Senti, di qualcosa, che tanto sei stata zitta fino adesso che cerco delle domande anzi, da farti. Anzi, guarda, bevo così taccio. Bevi. Adesso è di moda dirmi taccio. Che no, è molto simile, lo dirla, dice sempre, no, ma cazzo, lo dice sempre la Santa De Che, dice, mi taccio. Signore, falla tacere per un quarto d'ora. Un quarto d'ora, ma va. Non hai mai pensato di scrivere una canzone tu? No, sono una merda. Non, non sono sei in capace. Grado? Non sei in grado? No, non sono in grado. Ma cosa ci e vuole? E poi perché? Ma cosa no, ci no, vuole? No, 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 così per curiosità, no? Cioè... Ma io non ho l'ispirazione, non ce l'ho. Non ho l'ispirazione, non mi è mai venuto in mente, pensa neanche da dire con gli amici. Ma neanche a cantare sotto la doccia. Cantare, no? Ma no. Cantare mi sparano appena apro. Sono una pippa, sono una pippa mondiale, cioè io faccio una canzone con tutte stonata,
ma stonate in modo diverso, cioè io stono tutte le parole fino in fondo, infatti non mi sono mai permessa di cantare perché veramente c'è da... Veramente si poteva ridere molto, poteva essere un film comico, però... No, ma per questa tua rinuncia te ne siamo grati, figurati. Guarda, molto grati. Ascoltami, ma dai, dimmi qual è quella persona, quel cantante a cui sei affezionata e che hai contribuito a portarla alla... La Gianna Nannini, devo dire sì, perché la Gianna è sempre stata molto gentile, ha seguito i miei consigli. Devo dire, siamo ancora adesso, mi telefona per il mio compleanno, cioè siamo rimaste... Poi lei ha saputo la sua vita, ha fatto le sue scelte, eccetera. Però, insomma, siamo rimasti, lei ha cominciato con me, siamo rimaste affezionate. Ma scusa, ma se si può dire così, un producer, ti consideri un producer? Io? Io sono... Dillo in italiano, come ti consideri? Ah, mi considero un cialtrone, vero? Sì, però dimmi qualcosa di tecnico, un cialtrone che... Un cialtrone intuitivo. Un cialtrone intuitivo, ecco, questa è giusta. Ti è piaciuta? Bella, sì, eh? Molto. Un cialtrone intuitivo. Ma quindi come li hai aiutati i cantanti? Che tipo di consiglio? Non entra nello specifico, ma che tipo... Beh, il consiglio di non esagerare con la voce, di dosare, di fargli ascoltare quelli che cantano bene, come sono capaci di dosare le situazioni, di non rompere i coglioni, su quelli che parlano, cioè, va su, no cazzo vai! Hai capito? Ecco. Cioè, questo è una roba che ho imparato, la misura, il contenimento, la classe, perché è importante la classe, capito? Sennò trovi... Cosa intendi per classe? Beh, il saper dosare l'espressione, il contenuto, va bene, quello fa parte della canzone, ma il modo di esprimersi, il contenuto, il dare un senso al tuo canto, guarda che non è mica facile, ce ne sono pochissimi che hanno... Poi senti Lady Gaga e ti spari, cioè dici vabbè, allora abbiamo scherzato, io però ho fatto... Ti è sempre piaciuta Lady Gaga, vero? Mi ricordo che me ne parlasti in maniera entusiasta fin da... Perché l'ho ascoltata e devo dire, lei è formidabile, ha fatto un inno americano, cioè valeva la pena di far diventare presidente il vecchietto lì, come si chiama il presidente? Biden o Trump, non lo so. No, Biden, perché lei ha cantato, capito? Ecco, valeva la pena solo per quello. Pensa a te cosa può fare una canzone, che poi è l'inno americano, ma cantato da lei è stato un... e sembrava veramente un potenza. Che bello. Mi piaceva Pavarotti, che era un tenore però. Però mi piacciono anche in Italia, mi piacciono Elisa, è una cantante che precisa, non esagera mai, è sempre... Ecco, poi... E poi Battisti, bravissimo, un rivoluzionario della canzone, ha portato la canzone un po' più moderna nell'ambito. Poi, so... Cosa ti aspetti adesso? Culo. Mi aspetto di avere così culo da arrivare fino a una certa età, sopravvivendo anche benino, ecco, quello mi aspetto. Tutti i giorni sono lì che dico, ma sai, qui tira un'aria. Ma ti preoccupi, ti spaventi? Beh, insomma, mi preoccupo. Certamente quando sento un dolorino, adesso non penso che un dolorino che domani passa, e non si sa se c'è domani, capito? Cioè, un po' cambia, la mentalità ti cambia. Dice, fra 5 anni a Natale... Cazzo, fra 5 anni... Che paura, speriamo di esserci a Natale fra 5 anni. E beh, ragazzi, perché è così davvero? Poi comincio a pensare, 82, poi 83, poi dice, è morta, quanti anni? 90, e beh, allora... Cioè, è morta la Lollobrigida, 95, e beh, allora, sai, ti animi, no? Ti animi, perché se uno dice quando è morto, 83, cazzo. È vero. Però posso dire che sei... io ho una venerazione per gli anziani, ma però tu sei... Sì, cazzo, una venerazione agli anziani, vuoi anche non venerarli, poveracci, una fatica della Madonna, no, sali però... un gradino, non vedi il gradino, scendi dal gradino, ti fa male la gamba, ti siedi, che cazzo, a me gli... No, figurati. Ti danno la mano tutti, l'accompagno signora, l'accompagno, ma dove cazzo mi accompagni che voglio andare... rottura di coglioni essere... No, ma hai ragione, Mara, figurati adesso... Quando sei giovane vai per i cazzi tuoi, rompi i coglioni, adesso devi stare attento a litigare, perché se litighi vai fuori, inciampi, che è anche brutto, anche come uscita di scena è una merda, che tu vai via, dici andate a cagare, cazzo...
Ma no, ma io, Mara, volevo dire che hai ragione, ne approfitto per fare un po' di minima squallida pubblicità, perché sugli anziani, io e Daniela Cristofori, che è presente in sala, no? Che è anche mia moglie, tu lo sai, sì. Abbiamo appena fatto questo spettacolo, si intitola Funeral Home, no? E sono due anziani, no? E quindi il tema è quello, certo, il tema è quello della vecchia, della anzianità. Però ti stavo dicendo, stavo facendo un complimento, sì, no? Che tu non sembro vecchia. No, non volevo dire quella roba lì. Vabbè, dirla, scusa, sii gentile, ma hai evitato rompicoglioni. No, grazie al tuo cappottino comprato al mercato. No, cazzo, me l'ha regalato una stilista, come ti permetti? Ma è ancora in libera uscita la stilista? E no, dicevo che sei la prova vivente, perché adesso questa cosa è un po' in crisi, che le persone che hanno superato una certa età, in realtà hanno dentro di sé una saggezza, una forza, una vitalità, e tu lo dimostri. Grazie, questo è un complimento. No, no, lo penso per davvero, no? E credo che la gente, il pubblico se ne accorga. E in realtà invece questa autorevolezza, si può dire, degli anziani viene un po' sempre meno, viene, però tu resisti. No, bella autorevolezza, qualcuno, un uomo di cultura, gli Angela, queste persone qui hanno autorevolezza, perché quello, certo, che se non sei all'altezza è meglio che dici stronzate, voglio dire, perché per gli stronzate seriamente è brutto, quello è brutto, è un peccato, invece se uno sa e ha cultura e cosa, è giusto, a me piace molto sentire parlare certe persone, mi affascinano da matti, non ci riuscirei mai, non ci sarei mai riuscita, però io ho molta invece fascino, gli anziani quando sono forti, sono cazzi, certo, anche farli fuori è dura, cioè anche i grandi attori, devo dire, forti, no, io invece sono una fan degli anziani, però il problema mio è che non mi sento anziana. Senti un il po'. Mio problema è quello lì, che mi dispiace scendere un gradino e non vedere dove cazzo metti i piedi. Vorrei vederne due di gradini. Senti un po'. E poi? E poi sarà come finì. Cosa? E poi che cosa? Che c'è dopo? Dopo questo? No, dopo. Speriamo. Io spero. Io prego molto, perché speriamo che ci... se è così vedremo. E se è finita, è finita. Pazienza, no? Sei pascaliana, cioè Pascal diceva questa cosa qua, che vale la pena di scommettere. No, vale la pena di tentare. Poi essere delle persone per bene anche per paura va bene uguale. Ah, certo. Non è che è bene, cioè essere per bene perché sei per bene è troppo facile, essere per bene perché invece saresti un po' una merda e perché hai paura non è male, è una cosa carina, eh? Allora vedi, io sono quella seconda ipotesi. Bene, Mara, mi sembra di... Adesso ci avviamo verso la chiusura. Mi pare di percepire, ma non ne avevo bisogno, no. che tu trasmetti una vitalità assolutamente incredibile, trascinante, e aggiungo, ma in senso positivo, nonostante l'età, perché come avevo percepito, come abbiamo detto, no, uno magari si intristisce, si affloscia, si deprime, in realtà non mi sembra. No, non sono depressa, ho avuto dei momenti di depressione, ma qua, perché è FIFA, mica è depressione, lì pensi che tra un po' tocca andare fuori dai coglioni, un po' ti dispiace, devo dire la verità. Un po' tanto. È un po' tanto, poi non è perché lasci, come diciamo il nostro caro amico in comune, che peccato. Ah sì, no, ma perché vedi, non è che poi ti dispiace perché lasci gli altri, te ne frega il cazzo degli altri. No, dai, non queste è proprio sono così. Le frasi storiche, ma vai, tutte stronzate, la verità è che ti dispiace per te di andare fuori dai coglioni, altro che staresti qui a rompere il cazzo a tutti se potessi. Ma perché è talmente straordinaria questa vita che ti dispiace, cioè, no? Che ti diverti, cazzo, mi tocca andare, se invece va quello vicino dice vabbè, insomma, è stato tanto bravo, hai capito, la verità è un po' così. Vabbè. Un po' io sono egoista, devo dire la verità, sono un po' egoista, però mi pento. In che senso? In che senso? Perché c'è egoismo ed egoismo, C'è egoismo ed egoismo. Cioè tu vorresti vivere. Mi piacerebbe, sì, anche star qui anche un po' zoppa, un po' maculopatica. Maculopatica.
Sì, trovo sempre la via per poter sopravvivere. Ma sì, vabbè, pazienza. Senti un po', a proposito di Anzè, non so se si può dire, ma... Sì. Dai, tanto qua, che cazzo, stanno tutti zitti. Certo. Non sappiamo chi se sono. Se no gli ritiro il coupon per certo. Cosa, no? Ma hai appena... O stai terminando l'ultima fatica con le altre due anziane, no? Ammazza, anziane, la Milo c'ha 90 anni, eh. Va come un treno, però. Non la fermi, è coi tacchi, è l'unica che porta i tacchi. Cazzo, ma dove vai coi tacchi? E lei dice, ma sai... E ma sai... Ma è forte, sai. Pensa che è una cosa veramente eccezionale. Lei c'ha veramente 90 anni, ragazzi. Io non so... Sandra Milo. Lo sanno di chi stiamo parlando? Sì. Sì, la Sandra Milo c'ha 90 anni. Dite sì. 90 anni. Viaggia, va su e giù da questo camioncino che si fa una fatica. Facciamo tutte finta che non si fa fatica, ma una fatica della Madonna. Sti cazzi di camioncini che devi salire, che la gamba scivola. Che poi l'aiuto, signora, non mi aiuti. Aiuti, no, faccia i cazzi suoi. Perché è brutto che uno ti aiuta, vuol dire che sei una merda, no? Allora, senti, allora abbiamo, no, ma scusa, abbiamo fatto le prove in camerino, metto il piede lì, poi rimetto il piede là, poi rimetto, poi mi giro, beh, facciamo le prove. Vabbè, quest'anno purtroppo non c'era Berti perché ha fatto il Grande Fratello e non si poteva, è venuta la Laurito, napoletana, fantastica, perché lei c'ha sempre questa speranza, che è più giovane però di noi, perché è 90, 82, 74, insomma non è proprio una bambina, ma insomma più bambina di noi è. Fammi raccontare un aneddoto su Sandra Milo, no? Sì. Che... Perché ridi? Non lo sai. Perché mi fa già ridere, perché no, la Milo a me mi fa morire. Non lo so, che è una via di mezzo tra verità e leggenda, no? Quando io con Giovanni e Aldo cominciavamo, no? Abbiamo fatto una trasmissione su Rai 3, Sedito Lindo, no? Sì. E facevamo questi personaggi, erano i tre anziani, no? E il meccanismo è, ma sai chi è morto, no? Sì. E raccontavamo come moriva, no? Eccetera, eccetera, no? E invece c'era una puntata dove si era sparsa la voce, la notizia, forse era un fake, non si sa, che Sandra Milo, che aveva già più di 60 anni, certo, allora. che avesse avuto un figlio in provetta. Sicuramente è un fake, sì, un falso, eccetera. Però avevamo costruito la battuta così. Ma lo sai che la Sandra Milo è morta? No, non è morta! No. E cos'è successo? Ha avuto un figlio in provetta. No? Veramente? Sì. E uno di te dice, e sai cosa ha detto il bambino quando è uscito dalla provetta? No, cosa ha detto? Ciao, nonna! Beh, l'aneddoto è quello, la battuta è un po' del cazzo, però non andò mai in onda perché subimmo una delle rarissime censure della nostra carriera cinematografica. Ma pensa, esatto, che strano, perché poi invece era lei è spiritosa. Sì, infatti... Lei purtroppo cerca ancora l'uomo della sua vita, è questo. Allora, la prima... devi sapere che a un certo punto nell'altra serie è venuto un signore che faceva l'indovino. L'indovino? Sì, no, che ti parlava del tuo futuro. E aveva detto, lei troverà, secondo me, una persona in uno studio dentistico. Che aspetta, ve lo ricordate? Da quel momento rovinata, perché io e la Berti, come arrivavamo che c'era scritto dentista, Sandra, c'è un dentista! Abbiamo passato tutto il periodo dello spettacolo, Sandra, un dentista, un dentista! E lei quest'anno mi ha detto, non l'ho ancora trovato, non sei andata dal dentista, perché lei non va mai dal dentista, non sei andata dal dentista, lei Senti, si cura da sola, che secondo me non so se fa si male. Si cura da sola? Fai sì, lei no, lei non prende le medicine, sente se c'è un dolore qui o un dolore qua, che cos'è, è un po', ma non è perché ha 90 anni, no, non perché ha 90 anni, no, perché no. È così lei, perché è così. Troppo forte, lei è ancora convinta che... Che niente, che non, finché c'è vita c'è speranza. Sì, ma cazzo, ho detto lo devi trovare di 102 anni, che insomma, è un po' andato a 102 anni, cosa fai? Lo sposi e lo curi? È tutt'uno. Senti, hai qualcos'altro da dire? No, non lo so. Facciamo una... Allora, c'è questa tradizione che è iniziata da poco, che... Prima di salutarci, chiediamo al pubblico due, massimo tre persone se hanno delle domande. Sì, volentieri. Va bene, Mara? Sì, signore, agli ordini. C'è qualcuno, se ci date un po' di luce, per favore, se vediamo qualcuno c'è pronta
Mugda, con il microfono, se qualcuno ha delle domande che non siano impertinenti, per cortesia. No, per essere impertinente dobbiamo tornare indietro di 45 anni. Eccola. Eccola. Ne mi ha ascoltato, infatti. Prego, impertinente. Prego, 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 dica quello che vuole. Dica. Ci canti una canzone? No, 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 non mandarla a fanculo. No. Sì, buona. No, a tua scelta. Non posso. L'ha detto prima. Non posso perché sono veramente una sega pazzesca. A casa mia, quando io cantavo, chiudevano di colpo la radio per sbellicarsi dalle risate. Cioè, non è una cosa di cui... Poi ho lavorato nella musica, lei capisce, mi chiede un sacrificio terrificante. Bene. Second question. Non ci sono questioni. Dai, su, approfittate. Beh, vabbè, se loro non sanno come abbiamo vissuto, che domanda che cazzo vuoi che ci facciano? Là, c'è una domanda, dai. C'è una domanda. Lì. Adesso chiede di cantare a me. Ah, ma se vuoi cantare, canti, eh. Non ci ha detto nulla sul fidanzamento. Di chi? Suo. Tuo. Il mio. Ma cazzo, non me lo ricordo più, sono passati... Sono 45 anni che siamo sposati, cazzo vuoi che mi dica? No, il fidanzamento è perché io non lo volevo, perché era troppo giovane, cioè 10 anni meno di me, ho resistito un po'. Poi alla fine ho detto, ma scusa, ma è lui che la prende vecchia? Mia mamma mi disse, scusa Mara, ma è lui che la prende vecchia, mica tu, perché che cazzo te ne frega? Che mi è sembrato un giusto ragionamento. E per cui l'ho preso e sono stata anche contenta, devo dirle. Mi ha sopportato per tanti anni, che dura sopportare, beh, non prendo le medicine, poverino, mi scrive su tutte il telefonino, le ore, le cose, non le guardo mai, non le prendo mai, per cui sono pesante. Ciao! The last question? Basta. Qui, lì, no, qui, c'è, lì. Qui davanti. Dici. E là indietro, dai, due poi dopo, là di dietro, passate il microfono. Ciao Mara. Ciao. Io volevo sapere il più grande rimpianto della tua vita e se poi è un rimpianto anche, non so, di un artista in particolare. No, ho un rimpianto della mente di non aver saputo cantare, di non avere questa possibilità. È un rimpianto però che non ho goduto, perché non è che cantavo e non ho potuto cantare. Era una pippa, per cui la mia speranza... No, non ne ho avuto i rimpianti, perché avevo anche relative speranze, perché non è... In casa mia si diceva sempre sei un asino, alla fine ci ho creduto, per cui voglio dire, di rimpianti non ne ho avuti. E il fatto di alcuni artisti sì, ho avuto, ma so ancora rapporti. Per esempio la Vanoni è stato il periodo più ben vestita della mia vita, perché l'Ornella metteva un vestito per fare uno spettacolo, due spettacoli in televisione, e poi lo smetteva perché non poteva ritornare, me le dava a me. È stato il periodo più elegante della mia vita, per cui, perché dopo i soldi che aveva, che gli davano i vestiti alla Vanoni, non ce li avevo io, per cui io ho fatto un grande spolvero con la Vanoni. Ho un grande ricordo di Ornella, era una donna generosa. Ce n'era uno qua davanti, qua. Qua. Dai, usa con una voce baritonale, vai. Se vuoi ci provo. Sì. Ciao, Mara, volevo chiederti dei cantanti magari più giovani, grazie, più giovani da ragazzi. C'è qualcuno che ti piace del giorno d'oggi? Oggi sì, certo. Salmo è uno di quelli che mi piace più di tutti, poi mi piace Blanco, me ne piacciono tanti. Per cui me ne piacciono tanti, non amo molto quelli che usano gli autotune, che sono sempre le stesse due rotture di coglioni, mortale, per cui devo dire no, però alcuni sono fortissimi, non c'è dubbio, come sempre, c'è sempre quello più forte, quello meno forte, quello che ha un'occasione, quello che ha più occasioni, però per avere più occasioni bisogna lavorare molto, perché ragazzi, uno può nascere con tutto il talento che vuole, ma se non lavora non succede niente. Uno ha meno talento, ma è un grande lavoratore e succede una grande carriera, per cui guardate, è tutto poco relativo, il talento non è sufficiente avere un grande successo, il lavoro e più il talento fa un grande successo. Per cui, come vedi, mi piace. È vero, bastasse il talento. Bene. Grazie. Signore e signori, se vi è piaciuta la serata, facciamo un applauso caloroso. Grazie. Mara Maionchi!
grazie. Venite a trovarci al Teatro Oscar. Io cappotto, scusa. Io ora le metto il cappotto. Ma Cati, sei seduto anche sul mio cappotto, ma che testa di cazzo. Un cappotto che... Lei è proprio un comico, sa. Oh, l'accompagno, guarda, signora, che, aspetti. Scusa, aspetta che faccio una... Com'è? Te. Alla prossima!